Un effetto di magia bellissimo utilizzando l'iniziale del nome dello spettatore. Una volta che hai mescolato il mazzo di carte, chiedi allo spettatore di tagliare una piccola porzione e di contare quante carte ha tagliato mentre tu sei girato. Non devi sapere quante siano le carte. Dilli di mettere una a una sul tavolo e di contarle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Tu non lo sai, ma chiedili di memorizzare. Ora facciamo finta che lo spettatore si chiami Nicola. Con queste carte farai la N di Nicola. Vediamo un pochettino. Ecco qua. Hai fatto una N bruttissima, ma dal vivo si capisce un po' di più che in video. Una volta che hai fatto questo, chiedili a Nicola di in base a quante carte ha tagliato quindi se sono 10 contare dall'ultima 10 carte in ordine se ne ha prese 8 8 se ne ha prese 17 17 ok vediamo un pochettino quante erano 3 6 9 12 contiamo la dodicesima carta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 questa qui la donna di quadri attenzione lui si è fermato proprio sulla donna di quadri e la cosa pazzesca è che fra tutte le carte che hai messo sul tavolo, la donna di quadri è l'unica con un dorso diverso. Numero incredibile che stupisce tantissimo. Come funziona? Te lo spiego subito. Questo gioco è una mia rivisitazione di un vecchissimo effetto classico della magia. Come funziona? Devi prendere una carta doppione, ok, la carta che vuoi far apparire, e deve essere ovviamente della stessa faccia, perché se no quando le metterai giù si capisce che se è una faccia completamente diversa, di un mazzo completamente diverso, non funziona. Ora, la carta va messa in cima, poi contando anche questa carta, al ventunesimo posto metti la carta con l'altro dorso, quindi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, la ventunesima è quella diversa. Ora puoi fare dei finti tagli, finti miscugli, basta che non cambi mai l'ordine delle carte, ce ne sono un po' qui sul mio profilo, e quando hai fatto questo chiedile di tagliare una piccola porzione perché deve essere per forza inferiore a 21. Stai tranquillo che se gli dici taglia una piccola porzione, lo spettatore esegue sempre. Deve essere convincente, ma esegue questo passaggio senza andare in fondo. Altrimenti gli dici un po' più su, un po' più su, ok? Taglia, mette da parte. La prima carta è quella che deve uscire. Quindi chiedili di contare a una una sul tavolino. In questo modo andrà a finire in fondo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, 11. Ora creerai... Con queste carte, la lettera, facciamo finta che si chiama eh, Luigi, ok. Parti in questo modo così non si vedrà il colore diverso dei dorsi, ok? Facciamo la lettera. Le carte che vanno messe sul tavolo devono essere per forza 20. Quindi puoi fare anche un punto di escl esclamativo, poi staccare il puntino finale devono essere 19 e 1, ok? Per la L contale. 1, 2, 3, non contarle ad alta voce lo spettatore non deve saperlo. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok? Ora matematicamente lo spettatore adesso qua è a 11 carte, giusto? Vediamo l'undicesima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arrivi sempre alla carta doppia, quindi in questo caso alla donna, e fai vedere tu quando vuoi che anche quella diversa di dorso.